Buonasera, ben arrivati, ben ritrovati in diretta. Oggi è venerdì 12 aprile, sono le 18 e 26 minuti in questo istante. Ben tornati su Milano News, benvenuti a Good Night Milano, una nuova puntata. Una puntata della nostra serie speciale municipi, perché parliamo di municipi. Lo vedete qui con noi. Buonasera, benvenuto a Marco Rondini, assessore del municipio 4. Ringraziamo, sappiamo che il presidente doveva venire, il presidente poi ha avuto un attimo contattiamo, siamo ben contenti, grazie mille di averci comunque mandato un assessore per parlare appunto del municipio 4. Noi stiamo facendo questo giro attraverso i municipi di Milano, queste entità ancora un po' sconosciute ai cittadini, però non crede, assessore? Assolutamente sì, perché il decentramento tanto decantato alla fine deve ancora essere, diciamo, in qualche modo implementato, perché oggi i municipi purtroppo non hanno quei poteri che dovrebbero avere. Per essere più chiari, se si trasferiscono competenze, si dovrebbero trasferire anche risorse per far fronte a quelle competenze che vengono. Quindi, anzi, a volte non è neanche una mancanza di competenza o di potere, è una competenza o potere un po' svuotato, diciamo, perché poi non si hanno i liquidi, diciamo, per far funzionare poi quelle deleghe, sì. No? Diciamo che risentiamo ancora fortemente delle decisioni che vengono prese a livello centrale, che spesso non vengono condivise o vengono condivise poco e male con i municipi, e che piovono sul territorio e noi talvolta ci inciampiamo dentro casualmente, scoprendo ciò che il comune centrale ha deciso per il territorio. Parliamo del municipio 4. Che fotografia ci può fare del municipio 4? Cioè, proprio anche geograficamente, andiamo a localizzarlo, adesso che appunto noi parliamo di Milano, di tutta Milano, della grande Milano, ormai della grande città metropolitana. Municipio 4, lascio a lei quindi la presentazione, diciamo, dove si trova e che tipo di municipio è. Allora, il municipio 4, diciamo che a sud è la zona del Corvetto, e a nord la zona del parco Forlanini, fino ad arrivare al 22 marzo, al corso 22 marzo. Dal punto di vista sociale, ci sono due realtà che convivono: quella che confina con la zona di 22 marzo e quella invece posta più a sud, che è più in qualche modo ha risentito di fenomeni di degrado, ecco, che quotidianamente, con i quali quotidianamente i cittadini si confrontano e ai quali noi cerchiamo di, con i mezzi che abbiamo a nostra disposizione, di porre rimedio. Parliamo di zone che davvero tutti i municipi sono così, perché sappiamo questa idea dei municipi, dei nove municipi. Una volta c'erano i municipi a 20 che erano, cioè, diciamo, c'è una fascia intermedia forse, sì. Invece d'accordo sul municipio 9, il municipio è appunto dal confine del comune di Milano fino al confine con la zona 1, che però insomma sappiamo essere la cerchia dei bastioni fondamentalmente. Quindi abbiamo davvero delle zone, appunto, come diceva lei, 22 marzo, cioè che si definire signorile dir poco, quasi mi verrebbe da dire, appunto poi a tutto quello che invece i grandi problemi delle periferie, i grandi problemi delle grosse e popolari zone, anche appunto di edilizia popolare, come immagino tutta la zona del Corvetto. In più anche il problema appunto del municipio 4, spesso intere delle zone un po', diciamo, lasciate invece allo stato bravo, verrebbe da dire. Insomma, viene subito in mente appunto quello che finalmente sembrerebbe che qualcosa sta cambiando nel famoso boschetto di Rogoredo, ad esempio. Sì, diciamo che il boschetto di Rogoredo, che poi è il parco Cassinis, rimbalzato, diciamo, a chiamarlo con il suo nome, mi si chiamano sempre boschetto di Rogoredo, che infatti almeno sia un po' più anche di dignità riprenda, giusto? Il parco Cassinis. Che purtroppo è rimbalzato agli onori della cronaca come il famigerato bosco della droga di Rogoredo. Oggi è oggetto, in verità già da un paio di anni, di interventi di riqualificazione. Tutta l'area del parco Cassinis è in concessione a Italia Nostra, che ha fatto un ottimo lavoro di ripulitura e di ripiantumazione. Mi permetta di sottolineare che come municipio abbiamo cercato di agevolare un intervento di natura sociosanitaria
che puntasse a intercettare i frequentatori di questa piazza di spaccio che ahinoi purtroppo era diventata ed è ancora per dimensioni forse la piazza di spaccio più grossa d'Italia. Abbiamo agevolato questo progetto in accordo con l'ATS, la SST e con le comunità terapeutiche. Le comunità terapeutiche che hanno avviato delle vere e proprie missioni all'interno dell'area Interessante. frequentata e che diventano in sostanza l'approdo finale di questo progetto che punta a intercettare, ad ingaggiare questi soggetti e di avviarli a percorsi di recupero e di reinclusione nella società. Molto interessante perché appunto se da parte magari appunto serve un controllo diciamo, dalle forze dell'ordine, anche una repressione anche a volte necessaria, appunto dall'altra è molto interessante vedere come invece c'è questo cercare appunto di intercettare chi invece è vittima anch'esso poi alla fine di questo sistema che lo rende succube, no? Sì, ecco, abbiamo avuto anche l'interessamento da parte del Ministero degli Interni che ha agevolato e spinto il prefetto ad intervenire e oggi esiste H24, un presidio delle forze dell'ordine a rotazione fra Guardia di Finanza, Polizia e Carabinieri, il che ha garantito per buona parte di cercare di fronteggiare e contenere e debellare il fenomeno dello spaccio. Ecco, appunto, meglio che abbiamo parlato in apertura, così noi adesso ci siamo tolti questo, invece parliamo di cose positive, più belle invece che ci sono sul Municipio 4. Quali sono, ad esempio, le cose di cui va fiero che voi come giunta, ormai siete quasi a... Cioè, avete superato un po' il giro di boa, no? Quindi avete da poco fatto la prima metà di mandato, avete un'altra metà di mandato, di cosa siete però orgogliosi di aver fatto? Orgogliosi di aver sostenuto la creazione delle reti a livello territoriale, reti che coinvolgono le associazioni e i soggetti che operano sul territorio, per intercettare magari dei canali di finanziamento per la realizzazione di progetti che puntano alla rigenerazione urbana e in particolare alla coesione e all'inclusione sociale. Ci vengono in mente l'agevolazione che abbiamo spinto è quella che va nella direzione del sostegno ai laboratori di quartiere che sono in qualche modo il luogo fisico all'interno del quale si relazionano i diversi soggetti. Uno dei progetti che abbiamo provato a sostenere per le tre reti di associazioni presenti sul nostro territorio è quello di cercare di intercettare il canale fi di finanziamento promosso da Fondazione Cariplo e Fondazione Wismara, che è il progetto QB, la lotta alla povertà Ah, sì, sono minorile. stati qui Ecco. ospiti da noi appunto a raccontarci questo bellissimo progetto. Ecco, voi siete riusciti a intercettare anche questo. Ad agevolare Ottimo. il sostegno a questi progetti Questo promessi, progetto. promossi dalle reti dei soggetti che operano in particolare in ambito sociale. Lei, Ondini, non è nuovo alla politica, nel senso che ha fatto l'onorevole, quindi sono state nelle stanze quelle importanti dove si schiacciano i bottoni giusti, no? O meglio, speriamo noi cittadini, sempre che sono quelli giusti. Cosa vuol dire però poi passare appunto a occuparsi invece di un municipio, cioè della territorialità più prossima possibile a noi cittadini? Allora, io intanto sono a rappresentare anche in seno del municipio la componente che fa riferimento alla Lega. Diciamo che per formazione, Tradizione DNA vostro, diciamo. esatto, noi siamo Che ve ne abituati. invidiano in tanti, devo dire la verità. Esatto. Adesso anche dall'altra parte fa finta, no, ma ve lo invidiano questa cosa del contatto con la base. Esatto, proprio questo contatto con la base, contatto con il territorio, agevola e facilita eventualmente andare poi a ricoprire o prima anche andare a ricoprire dei ruoli che ti pongono direttamente a contatto con il territorio. Diciamo che era già parte di quello che abitualmente facevo, non solo come parlamentare, ma prima anche come referente territoriale del movimento.
La Lega, cioè, adesso che il movimento la gente poi capisce male, pensa che parliamo del Movimento 5 Stelle, un attimo, anche proprio qui dicono che cambia casacca, un attimo, non vogliamo che poi la gente. No, invece, prima parlavamo appunto di poteri, poteri che magari avete oppure che appunto non avete. Quali sono secondo lei i poteri che i municipi dovrebbero avere, ma che proprio anche dal regolamento attualmente prevedono? È bello della diretta succede. A quel punto, quali sono i poteri che invece secondo lei dovreste avere e che non avete perché proprio dal regolamento non vi sono ancora stati dati? Le Guardi, io credo competenze, diciamo. una delle competenze che dovremmo avere è il poter controllare anche la polizia locale a livello territoriale, perché la polizia locale ci permetterebbe di poter agevolare tutti quegli interventi che sono richiesti dai cittadini. Noi oggi questo rapporto con la polizia locale purtroppo non lo abbiamo, è mediato comunque dal centro. Questa è una delle cose, una delle tante cose, diciamo, che dovrebbero essere delegate ai municipi. Tornando invece un po' a quelle cose che insomma fanno parlare spesso perché creano disagio, comunque insomma i cittadini storcono un po' il naso quando le vedono, c'è il famoso mercatino di Viale Puglie. Sì, è una realtà Lì è una realtà insomma che se tanti anni che esiste da tanti che esiste, anni. si evolve, nel senso che cambiano diciamo, i vari commercianti, se possiamo chiamarli così. Però rimane questo problema. Sì, diciamo che per una città come Milano è vergognoso. Se è vero come è vero che i mercatini delle pulci esistono in tutte le grandi città d'Europa, è altrettanto vero che quello che è presente in Viale Puglia non è normato né controllato e quindi in fianco ad un mercatino ufficiale è sorta una vera e propria casbah medio orientale che insiste pesantemente e che ha delle ricadute pesanti sulla qualità della vita dei cittadini che purtroppo sono costretti a conviverci. Anche se la sua storia è un po' già vista a Milano, mi ricordo la vecchia Fenice di Gallia quando era appunto sulla DAS, ma poi in qualche anno era nato appunto anche lì un mercato parallelo di vicinanza. Poi come dire, sembra quasi sempre che insomma, chi abita più vicino a Palazzo Marino riesca a far sempre sentire meglio la propria voce. E purtroppo sì, direi che un occhio di riguardo il Comune centrale lo riserva in particolare a quello che è il territorio del Municipio 1. Guardi, per farle un esempio, si è parlato per anni del piano periferie, che era il contenitore attraverso il quale venivano realizzati dei bandi per garantire la rigenerazione urbana e quindi la coesione sociale. Quest'anno per la prima volta cambiano il nome a questo piano, che da piano delle periferie diventa piano dei quartieri, in maniera tale da poter includere anche il territorio del Municipio 1, che era escluso perché appunto quel Il piano municipio dove. va per periferie. Esatto, visto che nella mission il Sala aveva proprio quello del rilancio e della riqualificazione delle periferie, Diega oggi. tenuta soprattutto dal sindaco e orgogliosamente tenuta, secondo me. Orgogliosamente tenuta e che però poi fatica a passare dalle parole ai fatti. Ma questo è un tema appunto che spesso viene fuori non solo con i presidenti o con gli assessori di colore diverso, diciamo della casacca centrale, questa cosa appunto dell'occhio di riguardo a una Milano un po' troppo ristretta, come si potrebbe fare per fare appunto invece, far sì che insomma, semplicemente perché abito a Corvetto o a Grattosoglio, in altri municipi, sia però cittadino di serie A come chi ha la fortuna di abitare in Darsena o in altri luoghi così importanti. Guarda, io credo che dalle parole si dovrebbe passare innanzitutto ai fatti e quindi investire seriamente sul rilancio delle cosiddette periferie, perché altrimenti rimangono la manifestazione di buone intenzioni, che poi è un bel esercizio, ma che non si traduce in nulla di pratico per
per i cittadini. Io mi riferisco in particolare magari ai cittadini che vivono nelle case di edilizia popolare. Sul nostro municipio c'è una grande presenza, no, C'è una di grande presenza di questi edifici. proprio quadrilateri, quasi, diciamo, no? Sì, Proprio, proprio... e purtroppo quelle situazioni lì risentono di... se da parte di ALER, ad esempio, abbiamo avuto una buona attenzione e siamo riusciti in qualche modo ad interfacciarci e a trovare delle soluzioni. Penso ad esempio alle case bianche di Via Salomone, dove da parte di ALER c'è stata Quindi avete avuto anche l'intercessione un'attenzione del Papa qualche del anno fa, Papa, quindi se non fosse quello aiutato, no? esatto. Ecco, quindi se da parte di chi gestisce il patrimonio di edilizia popolare vi è disponibilità, le cose si possono fare e appunto l'esempio è quello di ALER. Mentre invece le case di edilizia residenziale popolare gestite da beh, risentono pesantemente del fatto che l'amministrazione centrale che le gestisce fatica a stare al passo con quelle che sono le legittime richieste, dei cittadini. Siamo quasi in chiusura. Prima di chiudere, appunto, un'altra roba. No, abbiamo detto di cosa è stato orgoglioso, di cosa è stato orgoglioso di aver fatto, di come, appunto, questi 2 anni di governo del municipio stanno ben riuscendo. Che cosa, però, invece, non siete ancora riusciti a fare, ma che vorreste fare entro la fine del vostro mandato? Anzi, proprio lo chiedo all'assessore, lei che cosa non è riuscito ancora a fare, ma che vorrebbe fare? Qual è il suo pallino? Dice: no, quella cosa la devo fare per forza entro la fine del mandato, o io da qua vado via. Uno dei progetti che abbiamo in cantiere, che sono convinto possa essere veramente utile per un territorio come quello del Municipio 4, è la creazione del tavolo del terzo settore, il tavolo dove, attorno al quale fare sedere tutti i soggetti e i protagonisti che si occupano in particolare del sostegno alle fragilità in generale. È un organismo che esiste, ad esempio, presso il Municipio 5, che però da noi non è presente. E credo che quel tavolo allargato sia veramente uno strumento utile per riuscire ad intercettare più velocemente quelle che sono le richieste e i bisogni che arrivano dal territorio, per poi cercare di trovare in tempi più rapidi possibile una risposta, un sostegno. Perfetto, allora io la ringrazio tantissimo, siamo arrivati alla fine della nostra chiacchierata. Complimenti per il lavoro che state facendo, vi seguiamo sempre. Se avete da raccontarci qualcosa sul territorio, noi siamo sempre qua pronti a darvi voce, perché insomma, secondo noi i municipi sono davvero il punto più importante per noi cittadini, per andare anche a capire come funziona tutta la macchina comunale, ma soprattutto per interfacciarci non solo quando ci sono problemi, perché ecco, io dico sempre questo: voi non siete l'ufficio reclami. Ma anzi, sarebbe bello essere l'ufficio proposte, cioè dove si vada insieme e si cerca di costruire qualcosa di meglio per il nostro territorio. Ringrazio io voi e auguro a lei e a tutti i telespettatori buona serata. Grazie mille davvero, grazie mille a Marco Rondini, assessore alle politiche sociali e urbanistiche verde del Municipio 4. Noi ci vediamo fra poco, sempre qui su Milano News, con il nostro telegiornale della sera, e poi non andate via perché questa sera poi arriva lo Sport in Rete con Gianmarco Duina alle ore 19:30. Grazie mille, a fra poco!